Mister Paolo Quartuccio, forse oggi è la prima partita in cui possiamo dire che al Ciliverghe sono mancate le idee del Ciliverghe. No, vabbè, non è la prima, abbiamo perso anche 4-1 due domeniche fa, quindi ci siamo già passati e oggi c'è solamente da chiedere scusa a chi ci mantiene tutto questo, a chi ci paga, alla società, alle famiglie che sono venute a vederci, perché oggi abbiamo fatto una prova non degna del nome che portiamo, di questa maglia che indossiamo, anche se eravamo in superiore numerica giocando 11 contro 9, non riuscire a fare un tiro in porta vuol dire che abbiamo lasciato a casa anima e cuore, e quando succede questo vengono fuori giornate come questa. Alessandro Trilla, capitano del Ciliverghe, oggi è un Ciliverghe anomalo rispetto alle prime uscite del campionato, è mancato tutto, forse la cattiveria, la voglia di entrare qui in campo oggi. Allora, secondo me il primo tempo abbiamo fatto un ottimo primo tempo, sotto il profilo comunque dell'agonismo, troppo due episodi ci hanno mandato sotto e può capitare. Sicuramente il secondo tempo ci è mancato il fuoco, l'anima e la voglia di andare a far gol e a riaprirla, perché sinceramente loro in nove sono difesi bene, ma noi anche con magari imprecisione o qualcosa, ma dovevamo andare con foga e cattiveria sicuramente maggiore. Allora, innanzitutto sono contento di essere rientrato, perché è stato un mese molto difficile per me, diciamo che non è stato facile, non sapevo bene cosa avessi, come potessi rientrare, ma adesso devo rimettermi a posto e dare una mano al mister e ai miei compagni, perché sono sicuro che insieme riusciremo a fare una grande stagione.